Gli uomini non si amano oggi, esattamente come non si amavano 2000 o 20.000 anni fa, anche se la faccenda è meno visibile. La civiltà ha steso su tutto uno strato sottile, come una vernice di buone maniere, di buone intenzioni. Uno strato che ci fa illudere di essere cambiati. Noi che viviamo nelle democrazie cosiddette, ci sentiamo perfetti e crediamo di poter venire a capo di qualsiasi problema. Crediamo di poter costruire le società multietniche. Se fossimo più saggi, capiremmo che il mondo di oggi, quello vero, non quello che noi abbiamo in testa, tollera soltanto piccole mescolanze e che aumentando le dosi si formano miscele esplosive. Ma gli uomini si odiano. Anche al di fuori delle diversità. Si odiano nei condomini, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie. Basta un niente, perché vengano meno le buone maniere, la buona educazione e perfino gli affetti tra consanguinei. Forse un modo diverso di vivere c'è, ma è probabile che non verrà mai adottato. Ed è una forma più avanzata della ragione. Tanto per cominciare, bisognerebbe mettere al bando le utopie di qualsiasi genere. Le illusioni portano solo disgrazie. Gli slanci emotivi, quelli che spingono a volersi male, ma anche quelli opposti, che dovrebbero indurre le persone a volersi bene, producono soltanto catastrofi. Affrontare gli ostacoli di slancio armati di bei ragionamenti e di buone intenzioni è un modo certo per farsi del male. Davanti all'ostacolo bisogna fermarsi e studiarlo. Bisogna chiamare le difficoltà con il loro nome e bisogna rassegnarsi all'idea che 0 più 0 non farà mai uno o due. Per quanta buona volontà ci si metta, farà sempre zero. Ma temo che questo modo di procedere, almeno per il momento, non possa avere alcun seguito. Questo che ho letto è un brano tratto da Sebastiano Vassalli, La morte di Marx è il libro, e il racconto particolare è il dialogo sulla democrazia. E io le trovo parole molto sagge. Queste parole le ho lette, questo brano, perché spesso trovo nei commenti, insomma, quando provo a postare dei video che affrontano dei problemi che magari non hanno neanche una soluzione, no? Ma mi trovo a confrontarmi con dei commenti che partono da un'ideologia, cioè da una visione delle cose ideologica, vuol dire che c'è un'unica verità. E tutto quello che esiste, tutto quello che si vede, viene ricondotto a questa verità. Per cui qualsiasi argomento serve per portare acqua al mulino di una verità precostituita. È una verità che poi spesso non c'è, non esiste, no? Sono tante realtà, tante cose da. Ma quando si ha un'unica visione, insomma, no? Cioè, si ha un unico modo di concepire la realtà, tutto quello che vediamo, tutto quello a cui assistiamo viene ricondotto lì, no? Con argomenti che quindi per forza devono essere stiracchiati, insomma, no? I ragionamenti devono, quando è già predestinato che devono arrivare lì, insomma, no? Vengono forzati in qualche modo, no? Vengono alterati. In maniera più o meno limpida, più o meno chiara, più o meno visibile, insomma. Non. Ma ci sono degli sforzi. L'altra cosa è che spesso, qua mi accorgo, insomma, da quello che vedo, da quello che leggo, che non si guarda la realtà com'è, ma si guarda la realtà come la si vorrebbe vedere, come magari sarebbe bello che fosse.
Però guardando la realtà come la si vuol vedere, come sarebbe bello che fosse, non si arriva mai a niente. Come notava Sebastiano Vassalli in queste parole sagge che ho letto. Ed è il motivo per cui non credo mai agli imbonitori, insomma, anche politici soprattutto, no? Che hanno una visione delle cose che parte da come dovrebbero essere e che non si ferma invece ad analizzare con puntualità, con precisione l'insieme dei problemi, a guardare come sono le cose e a capire che modificarle può costare tempi lunghi, percorsi tortuosi, che non è con i begli slogan, con le parole che si risolvono le cose, ma spesso perché non si guardano mai le cose così, veramente come sono, ma le si guardano nell'ottica di come si vorrebbe che fossero. E qui è lo iatus, è la difficoltà. Usare la ragione per capire che quando le cose sono complesse, quando le cose poi si sono sedimentate nel corso di secoli, quando ci si confronta con il carattere dell'uomo, con le ambivalenze, con tutta una serie di cose, la realtà è sempre per forza di cose inerte, insomma, ha una inerzia grande a muoversi da come si è stabilizzata in qualche modo. È che ci sono delle forze, come quelle della tecnica, insomma, no? Che non si modificano solo perché aspiriamo a liberarcene, ma che comunque quelle fondano attualmente un modo di vivere. Stabiliscono delle leggi secondo cui avvengono le cose e se vogliamo contrastarle, c'è bisogno prima di capirle a fondo, di analizzare, di guardarle come sono, non solo di pensare a come dovrebbero essere o soltanto a dire che sono brutte, che non ci piacciono e queste cose qua, perché altrimenti non ce ne libereremmo mai. E allora, insomma, l'invito è quello di riportarci sempre a leggere la realtà così com'è. E quello che dicevo anche nel video precedente, di fronte all'ostacolo, fermarci, pensare e usare la ragione. Non agire mai d'impulso, facendo la prima cosa che ci salta in mente, quella più istintiva, quella più riflessa, quella che non richiede l'uso della ragione. Lo sappiamo che a volte per certe cose forse è bello anche lasciarsi andare agli slanci, ai moti dell'anima, ma questo riguarda una sfera, secondo me, molto più intima, molto più personale, individuale. Ecco. Per quello che riguarda i processi, il mondo, la realtà collettiva, diciamo il modo di essere della società, dell'economia, eccetera. La cosa prima da fare è meditare bene, conoscerla bene e sapere che ogni cambiamento, ogni cosa funziona solo per piccole tappe, ma molto pensate, solo quando sappiamo l'insieme delle cose, ci siamo fermati a studiarle, a guardarle e possiamo calcolare sempre una mossa più in là. Quando vogliamo riportare tutto alla nostra ideologia, siamo destinati ad essere sconfitti, frustrati, a volte anche esaltati.